rapporto con il PDL? Il rapporto con il PDL è un rapporto di leale competizione. Noi competiamo con il Popolo della Libertà, lanciamo un'opa, diciamo, sul centrodestra e chiediamo agli italiani lealmente se vogliono vedersi rappresentati dal centrodestra come lo hanno conosciuto finora o da questo che noi stiamo rappresentando, chiarendo però agli italiani che, trovandoci tutti nella coalizione di centrodestra, il voto dato all'interno dei partiti che compongono quella coalizione è sempre un voto dato al centrodestra. Lo dico perché sento questo refrain del voto inutile ai presunti piccoli partiti. Insomma, chi conosce un minimo la legge elettorale, e la dovrebbe conoscere anche il presidente Berlusconi, sa che il voto dato ai partiti che compongono la coalizione è utile in maniera identica qualsiasi sia il partito che si sceglie nella coalizione, solo che in questo caso noi offriamo un'alternativa a quelli che non volevano più votare centrodestra perché erano delusi dal centrodestra. Allora il voto a Fratelli d'Italia è un voto doppiamente utile, perché è un voto utile a battere la sinistra, ma è anche un voto utile a riformare il centrodestra. Quale contributo può dare Michele Saccomanno a Fratelli d'Italia? Contributo straordinario, come tutti quelli che, come Michele, fanno politica da tanto tempo, la fanno sul territorio, la fanno guardando in faccia le persone, con lealtà, con umiltà, con sobrietà, con determinazione e con onestà. Noi siamo, abbiamo scelto di ripartire da queste persone, non abbiamo scelto i grandi nomi altisonanti dello spettacolo, del mondo dello sport, tutti quelli che vediamo comporre le liste degli altri. Siamo ripartiti dalla vocazione e dal valore straordinario che ha chi ha scelto la militanza politica quando era, quando aveva ancora i calzoni corti, chi si è ritrovato a prendere un gettone di presenza dopo qualche anno che attaccava i manifesti o che faceva politica nelle scuole e nelle università, perché, dico, a Mario Monti non c'è scelta più civica di quella che fa chi si spende in un'appassionata militanza politica. È facile affacciarsi alla politica direttamente dagli scranni del Parlamento, molto più difficile è fare politica quando questo significa sacrificare qualcosa di sé. Grazie. Grazie. Mi divertono molto le telefonate che ho in testa di fare ai sondaggisti alla data del 26 di febbraio, quando i risultati dimostreranno che forse hanno qualche problema e che forse questa eccessiva tendenza ad aiutare i partiti che commissionano sondaggi, tentando di ammazzare quelli che non hanno i soldi per commissionare sondaggi, è un modo di fare sondaggi un po' curioso. Allora voglio ringraziare ovviamente tutti voi, voglio ringraziare questi candidati straordinari che voi avete sentito parlare, su tutti voglio ringraziare ovviamente Michele Saccomanno, non solamente per le cose belle che ha detto stasera, ma per quello che lui rappresenta, per quello che la sua storia rappresenta, perché è uno di quei grandi esempi che ci sono nella storia del centrodestra in Italia, di persone che hanno cominciato a fare politica quando avevano i calzoni corti, che hanno attraversato ogni grado di responsabilità e che nonostante questo dimostrano che si può fare politica ad altissimo livello senza dimenticarsi da dove si viene, senza tradire le proprie idee, senza lasciare che il sistema ci circuisca e ci cambi. E io lo voglio ringraziare per aver scelto anche lui di far parte di questa avventura un po' folle che è Fratelli d'Italia. E dicevo, ringrazio questi candidati straordinari perché, a differenza di quello che si diceva prima, e io non posso, come Filippo Melchiorre, dire di essere una donna di strada perché verrebbe mal interpretato, diciamo così, però il senso non cambia. Il senso è che noi vogliamo fondare questo movimento sul valore che hanno le persone che hanno scelto l'impegno politico ben prima di prendere per questo uno stipendio, di quelli che per la politica hanno sacrificato tutto quello che avevano, perché non ci stiamo a condiscendere a quel tempo della politica in cui si vorrebbe la negazione del valore dell'impegno politico. Guardate, noi facciamo un grande errore in questo tempo, noi confondiamo i politici con la politica e diciamo che i politici sono tutti uguali e sono due cose false. I politici possono non essere all'altezza e spesso non lo sono, ma la politica rimane la più straordinaria forma di impegno civile che esista, l'unica possibilità che ciascuno di noi ha di lasciare un segno del proprio passaggio. Vedete, questo è un tempo di indignazione e l'indignazione è un gran sentimento perché significa che noi siamo ancora in grado di distinguere il bene dal male, ma l'indignazione da sola non basta se non abbiamo anche il coraggio di rimboccarci le maniche per cambiare quella realtà che ci indigna. Diceva Sant'Agostino, la speranza ha due figli bellissimi, lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per le cose che non vanno e il coraggio per saperle cambiare. Chi sceglie la strada della politica
non si gira dall'altra parte. Ci sono quelli che in questo tempo si indignano e se la prendono con qualcun altro, ci sono quelli che si indignano e guardano da un'altra parte, ci sono addirittura quelli che si indignano e utilizzano quella indignazione per essere pessimi anche loro, del ciclo tanto lo fanno tutti. Poi ci sono quelli che si indignano, si rimboccano le maniche e provano a costruire una realtà diversa, e questi sono quelli che fanno politica, e che fanno politica con la P maiuscola. E noi vogliamo fondare questo movimento sul valore di queste persone, e vogliamo dire agli italiani che non è vero che i politici sono tutti uguali, perché che a noi piaccia o no, la classe politica è lo specchio della società che rappresenta. C'è gente che ruba e gente che non ha rubato mai, c'è gente che sfrutta e gente che non ha sfruttato mai, c'è chi pensa che l'impegno politico possa essere un modo facile per fare dei soldi velocemente, e chissà che la politica è soprattutto sacrificio. Il punto è che se noi non sappiamo distinguere facciamo parte del problema. Noi vogliamo rimettere le scelte nelle mani degli italiani, e ci siamo battuti anche stavolta contro questa ignobile legge elettorale che porta in Parlamento gente che non avrebbe neanche il voto della madre, che per questo è contraria a rimettere le preferenze nel sistema elettorale, perché il 60% di quelli che dovrebbero votare il rientro delle preferenze, le preferenze non ce le hanno, e allora si inventano tutte queste questioni sulle corruttele, i problemi che il sistema delle preferenze porterebbe. Ma la verità è che se non hai il consenso degli italiani per stare in Parlamento, semplicemente è giusto che tu non ci stia. Questo è il principio del merito, e il merito in politica si misura col consenso. Vogliamo un movimento capace di fare del ricambio generazionale, che non vuol dire guardate rottamare, noi non vogliamo rottamare nessuno, noi vogliamo prendere il meglio di ogni generazione. E guardate che il segnale che dà Michele Saccomanno, decidendo con la storia straordinaria che ha alle sue spalle di correre dietro a Marcello Gemmato, che è una persona molto più giovane di lui, è un segnale straordinario che avremmo voluto vedere da tanti altri in questo tempo, di persone che prendono la loro esperienza, la loro storia, e aiutano una nuova generazione anche a farsi largo. Il testimone, tenersi legati l'un l'altro. Noi vogliamo mettere in prima fila le nuove generazioni, vogliamo rimuovere quella rottamazione che c'è stata nei confronti dei più giovani tra noi. Perché vedete, questa nazione curiosa che si lamenta di avere una classe politica gerontocratica, ma poi ha sempre un po' paura del ricambio. Ma poi non dice niente se nella sua Costituzione c'è scritto che prima dei 40 anni non puoi stare seduto in Senato e prima dei 50 non puoi fare il Presidente della Repubblica. E ci lamentiamo di non avere David Cameron, ma all'età in cui David Cameron è diventato capo del governo in Gran Bretagna, da noi non puoi stare neanche seduto in Senato. E allora di che cosa parliamo? Guardate, è un messaggio di assoluta deresponsabilizzazione nei confronti dei nostri ragazzi, perché è come se noi dicessimo loro, per quanto tu ci metta del tuo, di cose importanti fino a una certa età, comunque non ne puoi fare. È un messaggio devastante per un'Italia che è stata fatta e difesa da giovanissimi, lungo tutti i suoi 150 anni di storia. Penso agli ultimi risorgimentali, considerati ragazzi morti a Trieste durante le manifestazioni per il ritorno di Trieste all'Italia 1953. Leonardo Manzi muore a 17 anni di fronte al sagrato di una chiesa stringendo in mano una bandiera tricolore, e quanti altri ne abbiamo visti e quanti ne vediamo oggi? Qui c'è il battaglione San Marco, quanti ne vediamo di questi ragazzi che mandiamo nelle missioni di pace all'estero, e sono la più bella rappresentazione che abbiamo della nostra patria, che muoiono per l'Italia e muoiono spesso prima di aver compiuto i 25 o i 40 anni. E vedete il paradosso di una nazione che dice ai suoi figli che non si vergogna a mandarli a morire, ma si vergogna a farsi rappresentare da loro. Noi non vogliamo una nazione così, vogliamo una nazione che dica a questi ragazzi che se tu ci metti tutto quello che hai verrà riconosciuto il tuo valore, che sappia prendere il meglio da ogni generazione, anche perché, fatemelo dire, li abbiamo visti i risultati di un'Italia da sempre governata da ultra settantenni. L'abbiamo visto il respiro corto di chi, bene o male, non aveva un grande spazio di fronte a sé. L'abbiamo visto, sono i risultati di un'Italia che per 30 anni ha vissuto al di sopra delle proprie possibilità, scaricando il costo di quelle scelte su chi non poteva difendersi. E chi non poteva difendersi erano le generazioni a venire. E oggi noi abbiamo consegnato a questi ragazzi un'Italia nella quale ognuno che nasce, nasce con 30.000 euro di debito sulle spalle, ed è la prima generazione che non ha le opportunità che avevano i suoi padri. E io ho fatto una battaglia in commissione contro il ministro Fornero per chiedere di tagliare le pensioni d'oro, e lei mi ha risposto che non si poteva perché sono diritti acquisiti. Allora io ho tentato di spiegare al ministro Fornero che se tu prendi una pensione da 90.000 euro al mese, che non è frutto di contributi versati, ma è frutto di leggi infami fatte da classi politiche infami che hanno distribuito marchette elettorali con i soldi nostri a fronte di intere generazioni che una pensione decente non la prenderanno mai e lavoreranno tutta la vita per pagare i privilegi di qualcun altro, quello non è un diritto, è un sopruso, e i soprusi si revocano con delle leggi giuste.